È la volta di un altro David speciale, uno sceneggiatore, regista, esponente di una grande famiglia del cinema italiano, Enrico Vanzina. Buonasera Enrico. Ciao Enrico. Buonasera. Buonasera e ben arrivato. Allora, guarda, 40 anni fa, l'ha ricordato anche Giappi questa mattina, ci sono due film che sono nel cuore di tutti noi, nella memoria di tutti noi, che ci hanno regalato tanta leggerezza e tante risate. Sono Sapore di mare e Vacanze di Natale, due film cult, ricordiamoli. Per tornare, per restare insieme a te. Siete pigno di Franco! Questa è Susan, l'ho beccata a Londra in un locale esclusivo dove si balla un nuovo ballo, lo shake! Devo dire che le battute più belle le abbiamo rubate agli amici. Com'è andata la crociera? Alla grande, fighette a mazzi, roba da non credere, molto piacevole. E questa è stata la cifra del successo. Ti presento i Marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu. Ganza questo! Con la Fulvia Pupé si fa che è una bellezza, c'è uno sterzo di un compasso. Trovo che ci sono dei film più riusciti, forse Sapore di mare è un film al quale sono legato, per il primo Vacanze di Natale. Dai, che c'è la pasta in tavola! Bucatini! Fusilli! Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto, is nothing! Ambe di Mario quanto studia, manco se fosse Leopardo. Che Leopardo? Giacomo Leopardi, ignorante. Beh, io non lo conosco, non mi hanno presentato mai. Lucio. Che? Lucio. Ma che vuoi, eh? Dalla, Lucio, dalla, la carta, dalla! La carta! Anche questo Natale ce lo siamo levato dalle palle. Far ridere non soltanto è terapeutico perché libera, ma è anche una forma così di servizio sociale molto forte. Queste parole di Carlo, il tuo grande fratello regista, dice che ha una funzione sociale, il saper far ridere. Guarda, saper raccontare è una funzione sociale. Saper far ridere fa parte di una grande fetta importante del cinema italiano, che è stata la commedia all'italiana, che ha raccontato questo paese in maniera meravigliosa. Nel dopoguerra alcune persone, tra le quali mio padre, io questo premio lo dedico a papà, a Steno, a Carlo e ad altre persone, ma Steno insieme a Monicelli, a Dino Risi, a Comencini, a Germi, tutta una generazione meravigliosa, hanno riportato il buon umore in questo paese. Di questa è stata una funzione sociale molto importante, no? E la commedia italiana è sicuramente il genere più importante del cinema italiano, perché ha raccontato meglio di tutti chi siamo. E io penso che senza la commedia italiana il cinema italiano sarebbe un pochettino più piccolo. E io sono fiero di appartenere a una famiglia che, come la famiglia della mia cara amica Isabella, ha portato il grande cinema. La mia famiglia ha portato una fetta di immaginario collettivo, da un americano a Roma a Guardie e Ladri, a tutti i film che abbiamo fatto insieme, anche con papà. E sono fiero di essere stato il figlio di Steno e il fratello di Carlo, e sono fiero che il pubblico italiano ci ha voluto bene. Noi l'abbiamo amato moltissimo. Il pubblico vi ha amato non poco. Stamattina Enrico hai detto una cosa molto bella sul cinema fatto di leggerezza, una leggerezza che non va confusa con la superficialità. L'hai detta tu la battuta. Stamattina il presidente citava una frase di Saint-Exupéry che diceva: chi vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero. Uh-huh. Ecco, io immagino il viaggio della mia famiglia come il viaggio nella leggerezza. Il giorno che ci furono i funerali di mio fratello Carlo, Gigi Proietti disse, Gigi che ho tanto amato, io l'ho conosciuto da quando ho scritto insieme a papà e a Giannetti Febbre da cavallo, lui ha detto: la leggerezza spesso non è superficialità, e quando non è superficialità ce lo insegna Mozart, è la cosa più bella del mondo. È vero. E allora questo premio va a te, che come hai detto dividi con Carlo e con Steno, il tuo papà. Sì, volevo ringraziare anche alcune persone, se mi è permesso, molto rapidamente. Alberto Lattuada, che è stato il primo regista
a credere in me, Goffredo Lombardo, che è stato il primo produttore a credere in me, Carol Levi, che mi ha voluto tanto bene, mia mamma che non voleva che non facessi il cinema e gli ho dimostrato il contrario, e poi mia moglie, perché non si è mai impicciata di cinema, ma mi ha insegnato il senso della vita. Grazie Federico Vanzini. Grazie, grazie. Complimenti, grazie mille.